La soddisfazione per la reazione di rabbia esibita nella seconda frazione da una parte, la consapevolezza di aver fatto un leggero passo indietro nella qualità della prestazione dall'altra, e un Foggia con il cuore diviso a metà quello che riflette in queste ore sul pareggio rimediato nel derby infrasettimanale dello Zaccheria contro la Virtus Francavilla, uno 0-0 dai due volti, quello poco pimpante del primo tempo e quello ben più intenso della ripresa. Alla fine, un punticino portato a casa, utile soprattutto per dare continuità ai due positivi risultati precedenti. Chiaro che però, mister Cudini chieda qualcosa in più alla sua squadra. Partite facili non ce ne sono perché sostanzialmente abbiamo fatto meglio ad Avellino contro un'ottima squadra e abbiamo fatto meno bene oggi contro una squadra diversa, ecco, con un'ambizione diversa. Quindi bisogna giocare le partite. Nell'arco delle 3 partite settimanali sicuramente i ritmi non possono essere sempre alti. Noi ci auguravamo che nel primo tempo potevamo avere un ritmo diverso, non ci siamo riusciti, anche grazie alla buona prestazione che ha fatto il Francavilla, perché ha fatto un buon palleggio, buona dinamicità. Quindi devo dire che proprio nel secondo tempo siamo venuti fuori, come ho detto. Quindi non è semplice il bottino, ma noi non guardiamo i punti, noi guardiamo le prestazioni. Dovevamo cercare di migliorarci dopo un inizio di ritiro e di campionato non semplice. Quindi siamo stati in crescita fino a domenica scorsa. Oggi abbiamo fatto forse un passettino indietro nel primo tempo, però devo dire che la voglia della squadra di portare a casa sempre il risultato credo si sia visto fino alla fine, e questo credo che sia la cosa più importante.